Sono cominciati questa mattina i lavori alla foce del fiume Foglia per eliminare il tappo di ghiaia che versava nell'area ormai da diversi giorni. La problematica, che si ripete da anni creando disagi, spesso impedisce l'accesso al mare per le imbarcazioni pesaresi. Soltanto pochi giorni fa, infatti, una di queste si è arenata a causa della bassa marea. Non è una novità, quindi, nemmeno l'intervento odierno di rimozione della ghiaia eccedente, che però rappresenta soltanto una soluzione temporanea. Per questo, come riferisce l'assessore all'operatività del Comune di Pesaro, Enzo Belloni, è necessario istituire un tavolo, insieme alla Regione e agli enti preposti, per delineare un progetto che porti all'eliminazione definitiva del problema. Li risolviamo per qualche tempo, non è una soluzione definitiva, come è impossibile da trovare. E si tratta della foce di un fiume che ospita centinaia di barche. Diciamo, è un luogo strategico per la nostra città, e quindi il Comune interviene, anche se bisogna sottolineare il fatto che tutti gli oneri e le concessioni vengono riscosse da altri enti e non dal Comune, che chi tiene la barca lungo il fiume paga un rimessaggio, e quindi bisogna che da qui davanti, assieme alle associazioni del fiume e assieme alla Regione, ci vediamo attorno a un tavolo per stabilire degli interventi puntuali, non solamente nei momenti di estrema difficoltà come questa, e ognuno deve fare la propria parte. Noi siamo intervenuti con qualche migliaia di euro, e devo dire un lavoro che durerà una o due giornate, non di più. Dura molto di più la procedura autorizzativa, perché tanto noi siamo in Italia, quindi più carte che carriole, mi piace dire, perché per fare un lavoro di due giorni magari ne dobbiamo spendere 7, 8, 10 e per avere tutte le autorizzazioni necessarie per togliere un po' di ghiaia e ammucchiarla da un'altra parte. Quindi l'augurio che mi faccio, l'impegno che mi prendo, è assieme agli enti preposti e che hanno la competenza sul fiume, e assieme agli operatori del fiume che gestiscono le imbarcazioni sul fiume, di fare a breve un tavolo per stabilire appunto una strategia condivisa che ci dia risposte non solo all'emergenza. L'intervento di oggi avrà effetti positivi per una tempistica di quanto tempo più o meno? Ma questo non lo sappiamo, dipende dal tempo, dal fiume. Se dovessero verificarsi temporali e arriva la famosa fiumana, quella porta via tutto. Se arriva invece la corrente dal mare, la mucchia, quindi dipende solamente dal tempo e capire insomma quanto durerà l'intervento. È chiaro che arriveremo sicuramente a primavera, e poi a primavera il problema si ripresenterà quasi sicuramente. Il nostro obiettivo è provare a risolverlo in maniera strutturata.